E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Dopo che l'ultima volta abbiamo incominciato a vestire, io direi seriamente, panni di Abby, quindi ci hanno portato praticamente nel fulcro del VLF, anche se prima abbiamo vissuto un certo flashback appunto ragazzi del passato di Abby, abbiamo vissuto anche la morte di suo padre per mano di Joel, un momento veramente molto duro e difficile da cercare di comprendere, ma neanche tanto in effetti. E quindi niente, adesso stiamo vestendo i suoi panni, siamo tipo in ricognizione con due dei suoi compagni, di cui una ragazza, ragazzi, la compagna nuova di Owen, che purtroppo è stata ammazzata da Ellie. Quindi stiamo vivendo la storia di Abby qualche giorno prima, evidentemente, che succedesse il patatrac con Ellie. Quindi probabilmente ho supposto che ci faranno giocare fino a quando arriverà il momento clou della situazione, cioè quando Ellie ha sparato ad Owen e ha ucciso Mel, credo che si chiami. Quindi, che dire, Naughty Dog ha fatto un gran lavoro, ragazzi, lo abbiamo detto e lo ripetiamo tuttora. Io ringrazio tutti quelli che comunque commentano sempre sentitamente questi video e che amano profondamente questo gioco, perché condivido con voi il fatto che sia veramente un gran gioco, specialmente per quello che hanno appunto fatto in questa parte 2, ragazzi, cioè cercare di farti mettere nei panni di qualcun altro, ed è una cosa che può essere molto difficile. È per questo che, ragazzi, ritengo che quello che ha cercato di fare Naughty Dog sia davvero qualcosa di grandioso. E quindi eccoci qua, l'ultima volta ci siamo salutati esattamente qui, dopo che Mel ci aveva aperto questa porta. Stiamo cercando di raggiungere ancora quel lucernario, aveva detto, se non erro. Esatto. Ci avviciniamo al lucernario. Sì, dobbiamo cercare di raggiungere. Vediamo. Quella scala lì, suppongo, sì. Immagino, per fare il salto della fede, direi di prendere un po' di ringorsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai! Spero non sia una stronzata, infatti. Mi sembrava strano, ragazzi, forse sono abituata a certi troppi altri giochi in cui i personaggi saltano veramente lontano, cosa umana fino ad un certo punto, perché ovviamente, ragazzi, gli esseri umani sì, possono essere capaci di fare grandi salti, però fino a una certa. Quindi ecco, sì, adesso ha senso. Se io raccolgo questa scala, la trasporto e poi, attenzione Mel, sposta, se non vuoi che ti tiri una roba in testa, la posizioniamo qua. Beh, adesso ha tutto molto più senso, ragazzi, giusto? Giusto. Stavo giusto dicendo, giusto. Non volevo riprenderla, volevo salirci su. Avevo capito che il tasto per salirci su fosse il triangolo, invece era per trasportare. Perfetto, allora, se passa Mel, immagino che potremo prendere la scala. O forse dovremo scendere. Ah, c'è questa corda. Ma qua dentro c'è della robetta. Aspetta, voglio sentire cosa era a dire. Aspetta. Parla. Sta ancora riparando quell'affare. Sì, ma dice che dovrebbe finire a giorni. A giorni? Da quanti giorni? Tutti però lo dici? Un'ossessione. Io giochi per cani. Già. E io le mie stupide monete. Beh, tutti quanti ne hanno una, in effetti. Ok, vediamo cosa c'è di bello, di interessante qua sotto. Ma perché mi rubano le parole di bocca, ragazzi? È una cosa incredibile. Una passerella? Adesso vediamo, adesso arriviamo. Davide contro Golia, storia approfondita delle tecniche di guerriglia, bla bla bla. Quindi questo ovviamente ci migliorerà dei potenziamenti. Esattamente, ci ha sbloccato questo nuovo potenziamento, ragazzi. Movimento rapido, uccisione silenziosa, bla bla bla. Ci sta. Di aspettare di raccogliere altre pillolette, ragazzi, quindi raccogliamo questi colpi, questo medikiss, che sempre può essere utile. Ovviamente qua dentro c'è altro, sembrerebbe di no. Quindi, a quanto ha detto Mel, c'è Owen che sta riparando una barca, però non si capisce effettivamente da quanti secoli la sta riparando. Allora, quindi la scala ovviamente qua non ci serve a niente, no, perché se no non ci avrebbero messo la corda, insomma. Quindi la scala mi sa, ragazzi, che qua non mi serve proprio un bel niente, quindi mi tocca rimetterla al suo posto e raccogliamo questa corda. Quindi come ci arriviamo dall'altra parte?
morte. Ammazza, quant'è lunga sta corda? Oh, aspetta un po'. Questa è una bella domanda. Aspetta. Cioè, devo comunque lanciarla verso un posto che posso in ogni caso raggiungere di regola, no? È suggerimento. C'è anche una corda. Ah, ok. Eh sì, la corda l'avevo vista. Ah, la devo lanciare direttamente lì? Va bene. Ok, fin qui ci siamo. E la questione, per questo che io non avevo pensato di lanciarla lì, come cazpiterina ci arrivo fin lì? Se appunto ci si potesse mettere sta scala, solo che non so se ci arriva. Sì, ci arriva e come? Ci arriva e come? Vedete che alla fine dei conti, ragazzi, la scala comunque serviva. Ottimo. Ecco fatto, dai. Opla! E lei può farlo. È incinta, accidentaccio. Cioè, continuerò a ripeterlo per il resto del tempo. Come fa a fare questi sforzi, queste arrampicate incredibili? È un bel salto. È meglio non guardare soffre giù, di allora. Vertigini. Beh, allora non guardare giù. Quella è la soluzione migliore per chi soffre di vertigini. Andiamo. Comunque, cioè, come se fosse facile, no? In effetti. Però, vabbè, sono le solite frasi stereotipate. Eccoli che là. Si dicono. Manny! Arriviamo! Ehi. Ok! Ciao! Guarda, ecco l'avamposto. Ci siamo quasi. Ah, eccolo là. Possiamo tagliare dallo scalo. Iniziamo a scendere da qui. Beh, direi. Vai. È la prima cosa da fare. Non riesco proprio a immaginarti spaventata. In che senso? Non sono coraggiosa come pensi. Ah. Ma dai. Per esempio, non potrei mai operare come te. Avrei troppa paura di sbagliare. Anch'io vado nel panico, cosa credi? Per quel che vale, mio padre ti considerava la sua allieva migliore. Davvero? Però hai sempre detto che ero un idiota. Perché? Andiamo. Vabbè, era ovvio che fosse una battuta, scusa. Vabbè, Alice, bella. Amore, cane, quanto è bella. Scusa. Calma piatta qui. Amore, sì. Posso dare una carezza? Non no, mi piace. Non posso. Beh, siamo quasi all'avamposto. Il cane mi odia. Quando arriviamo a casa, mi piazzo sul divano, guardo un film e bevo fino a svenire. Beh, bel piano. Sì? Cosa bevi? Che film guardi? Domande difficili. Il film è quello con... come si chiama? La ragazza che cavalca il lupo. Ah, bellissimo. E da bere il mio mezcal dell'ultima festa. Vuoi dire il nostro mezcal? Sì, te ne lascio un po'. Anch'io berrei volentieri qualcosa. Ma sono troppo incinta. Beh, direi. Ma la ragazza che cavalca il lupo, che si riferisce alla principessa Mononoke? Ragazzi, è l'unico film, anche se animato, che mi viene in mente in cui c'è una ragazza che cavalca un lupo. Portano dritti alla strada per l'avamposto. Benissimo. Non mi piace. Che dite? Puzza di trappola? Scavalchiamo il lupo. Puzza di trappola. Oddio, è calla, lo sapevo io. Chi c'è che mi stava per vedere? Ecco qua. Cos'è sta roba? Alcol, perfetto. Ma tu guarda un po'. Chi l'avrebbe mai detto? Sarebbe stato troppo bello arrivare fin lì senza che ci fossero problemi. Beh. Ah, è vero, con lei il senso del ragno non arriva così lontano. Quindi dobbiamo fare particolare attenzione, ragazzi, a non farci beccare così semplicemente. Quindi... dobbiamo valutare se fare ovviamente qualche uccisione stealth. Anche se sappiamo tutti benissimo che lo stealth non è il mio forte, ragazzi. Quindi quasi quasi farei questo. Boom! Cioè non è esploso manco uno? Ma ste bombe rimbalzelle a che servono? No, chiedo. Cioè chiedo per info, eh. Ah, ciao bella. Ecco. Facciamo così direttamente, senza starci a complicare... stai giù però, senza complicarci troppo la vita. Ecco, cerchiamo di fare più headshot possibili. Lo so, sta giù, è ovvio. Cioè, non è che ci tengo a farmi sparare in mezzo agli occhi, Manny. Pure te, è su. Allora, saliamo qua, vediamo se questa ci ha rilasciato qualcosina. Regà, niente, va. Lo so che dovrei cercare di fare lo stealth, di risparmiare i colpi e tutto il resto. Però, siccome poi le cose comunque vanno a finire a schifo lo stesso, cioè a prescindere da tutto, allora tanto vale incominciare
cominciare direttamente così, no? Ovviamente iniziamo prima il macello, prendiamo questo esplosivo, prendiamo questo colpo, questo straccetto, questi colpi erano tre, e vediamo che cosa succede, insomma. Quanti altri merdoni ci sono qua in giro? Oh, questi... Manny, che cavolo fai? Non vedi che sono qua, mannaggia a te. Oddio, eccone uno. Che dite? Riuscirà Giocherina nell'incredibile impresa di fare un'uccisione stealth e silenziosa? Ne dubito, perché sono sicura che andando di là ce ne sarebbe un altro pronto ad aspettarmi mentre ammazzo quello. Zitto zitto, sta arrivando qua, ragazzi, direi di approfittare. Che dite? Eh sì, direi proprio di sì. Quindi puoi anche soffocare tranquillamente in mezzo al mio possente bicipite. Prendo, sì, questa accetta, dai, come arma da mischia. Oddio, praticamente su qua. Ah no, questa c'ha uno slottino in più, dai, c'è uno slottino in più. Quindi, raga, per rispondere alla domanda di prima, sì, sono riuscita a fare un'uccisione silenziosa. Prendiamo questo piccolo medikiss e vediamo di continuare ad avanzare. Signore e signori, non vorremmo stare qua 3 ore. Spero di no, sinceramente. Ah, bello. Non so se riesco ad ammazzarlo silenziosamente questo senza che mi veda. Quindi proviamo a fare un'altra cosa. A fare il giretto incredibile. Eccolo là. Ecco. Niente, raga. Ma sono tutti pelati questi. C'è un marchio in fabbrica, tipo. E vedete, raga. Niente, va sempre. Perché azzardo mosse che non dovrei azzardare. Quindi va sempre tutto di schifo. Guarda che t'ho visto a te che ti sei intrufolato là sotto. Non ti credere. Che sarò pessima con lo stealth, ma non sono cieca. Grazie a Dio. Eccolo là. Beccato, ho preso in testa. Boom, bitch. Quanti altri ce ne sono? Aia, oddio, che è? Oh, ah, dire che Manny. Ecco, niente, un colpo è andato a vuoto completamente. Manny mi aveva pure avvisato. Ok, altro headshot. Altro headshot, signore e signori. Mamma mia, oddio. Ok. Oh, porca troia. È andata? È andata. Ne vedo altri. Ok. Come facciamo a dirlo da qua? Tra l'altro, cioè, sempre, raga, c'è sta questo dubbio amletico immenso del come fanno a sapere che è finito tutto. È fantastico. Oh, questi poverazzi proprio, niente. Niente, non rilasciate mai niente, mi raccomando. Grazie, ragazzi, ottimo lavoro. Io spreco colpi, non me ne ridanno manco la metà, per dire poco. Cioè, proprio il nulla. Ma Mel intanto, ok, eccola qua. Pensavo fosse rimasta indietro. E... è un piccolo cieco. Ok, troveremo un'altra via. Ma sì, queste scatole secondo voi sono state accatastate senza un motivo. Basta salirci su. Sì, esatto, proprio di qua la strada. Che qua si apre un'altra via. C'è un carrello della spesa anche. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Straccettos. Chi è che si è accampato qua come un campo profughi? Quindi esplosivo. Due colpi, va benissimo. Ok. Ecco qua, manca. Guardate, tanto. Ah, è lì. Abbastanza, abbastanza. Lo vedo ancora un pochetto distante, se proprio la devo dire tutta. Di qua. Ci si passa. Le catene sono state, direi, inutili. Oddio. Attenzione, quante sono? Quanti sono? Mo dovrei usare una bomba rimbalzella, guarda. Boom, bitch. Ok, fantastico come è saltato in aria. Questa è una pompa. Oh, sorreta. Ehi. Ah, chi è che mi spara? Oh, ma no, 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 sono troppi, ragazzi. Mi sa che non avremo molta scelta, eh. Ahia. Qua, Mel. Mannaggia, attenzione. Madonna, ma che cosa sta... Oh. Mamma mia, ma che è? Oh! Mori pure te, bella. Scusa. Scusa te pure. Grazie, ecco. Utilissimo. Oddio, sono i nostri. Dove? Eccoli là. Minchia! Sfondano tutto, signore e signori. Andiamo? Aspetta, qua c'è un medikiss. Mamma mia, raga, il delirio. What the fuck? E quindi, scusa, a che è servito tutto ciò? Vi amo, giuro! Darò i vostri nomi a tutti i miei figli!
Pronto? Ci avete salvato il culo. Fortuna che siamo venuti. Abbiamo sentito gli spari. Vabbè, questi sono degli dell'avamposto qua vicino, ovviamente, immagino. Prendiamo tutto quello che si può prendere, ragazzi. Che qua in giro è morta un po' di gente, anche se i cadaveri da queste parti non ne vedo più. Ma va bene, direi che... Oh, colpetti, grazie. Mi sa proprio che possiamo andare. Che dite, andiamo, che c'è qua? Attenzione. Un golpetto, va bene. Qua dentro non c'era più niente, vero? Credo, perché me ne sarei accorta. No, non c'è più niente. Benissimo, qua dentro, dentro sti congelatori ammuffiti, nulla. Due colpetti. Perfetto, andiamo, signori. Merda. Cazzo, stai bene? Credo sopravvivrò. Beh, Mel, okay, mi sa che deve intervenire. Ci siamo. C'è andata di sedere, ragazzi, perché... La situazione era bella... bella complicata. Lo so, ci siamo quasi. Apri il cancello! Devono passare. Mel. Cosa? La schiena. Oddio, che ha fatto? Stringi più forte che puoi, ok? Porca merda. Non me ne ero accorta. Ehi! Sono in due. Ha una ferita d'arma da fuoco alla mano. Ehi. Sei stata brava prima. Sembra un complimento. Dovrebbe esserlo. Bene. Sta qui, Alice. Vieni, da questa parte. Siediti. Ha perso un bel po' di sangue. Non dovrebbe uscire. Appunto. Andrà bene. È quello che continua a ripetere. Bene. Come fanno a mandarle in giro? Cioè, io non lo so. Ehi, che abbiamo qui? Su, piccolo. Lei è Alice. Su, Alice. Da brava. Grazie. Queste nuove reclute. Non mi fido. Perché no? Grazie ancora, gente. Ehi, Manny, aspetta. Voi siete pezzi grossi, sapete che succede? Perché? Perché? Siamo fermi qui da 3 giorni, ma nessuno ci dice niente. Ringraziateci voi per questa botta di vita. Dai, ce lo dovete. Potete informarvi. Ok, ma prima le formalità. Ci vediamo dopo. Ok, perfetto, grazie. Ok, ci ma vediamo, in effetti c'è qualcosa... Ciao. Di strano che nell'aria. Non lo so. Appunto, boh. Chissà, ragazzi. Presidio. Ce l'abbiamo fatta. Rapporto. Ehi, ragazzi. Cos'hai per noi? Niente incarichi, solo a rapporto da Isaac. Entrambi? Ok. Sì. Bene. Perché non vedo l'ora di vederlo, c'è più sto gente Isaac. Del solito. È successo qualcosa. Cerchiamo Isaac. Ma... prima dobbiamo pensare a me. Non ho mai visto nessuno di loro. Tu? Calma, evidentemente, raga, questi sono bloccati qui da giorni e vorranno capire il motivo. Ehi là, Abby. Ehi là, Abby. Ciao. Vieni qui. Che succede? Che è successo? Perché questa insistenza? Sì? So dell'imboscata. Dov'è stato? Era circa qui, vicino ai magazzini. Merda. Stanno superando il perimetro. Sai dove è Isaac? Era qui 5 minuti fa. Ok, grazie. Cerco in giro. Molto utile, quindi sarà in giro. Va bene. Mel sarà qua dentro, okay, ovviamente.
nel reparto medico. È grave, Doc? Calma, ho visto di peggio. Già. Dov'è Mel? Che succede? Senti, così fa male. Ehi, amico, va meglio? Beh, grazie agli antidolorifici, sì. Sì. Tieni due. Come va la almeno ho ancora qualche dito. Te ne bastano qua tre. C'è dell'alcol. Giusto. Accidenti. Sì, ma dov'è Mel? Boh, qua non la vedo. Ma c'è un altro reparto medico, non penso. Qua si esce, no? Lo so, ah, okay. Troppo in fretta. Ma poteva andare peggio. Ah, parli del diavolo. Ragazzi. Ah, eccola lei, l'altra. Ancora qualche punto e sarò come nuova. Dovete dire a questa testona Nora di starsene buona. Ehi, Mel. Sta buona. Contaci. Ehi, mi servono delle braccia forti. Vi andrebbe di darmi una mano? Certo. Non scappare. Vi aspetterò qui. Buona buona. Bravo. Nora, ti sei rilassata un po'? A breve mi trasferiscono all'ospedale Ovest. E non posso lasciare niente. Sì, come sta, Mel? Ma davvero? Il bambino ha valori sopra la media, ma sono ottimista. Qualcuno deve avvertire Owen. Lui vorrebbe essere qui. Sì. Ma stavo dicendo, noi staremo cercando Isaac. Devo farvi Isaac vedere una cosa. Cosa c'è? Seguitemi. Vediamo cos'è questa cosa. Questi sono corpi. Oh. Oddio. Sono nostri uomini. Sì. E ne stiamo aspettando altri. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria. Ma che cavolo? Che sono non tutti sti cadaveri? Chiaro. Nora. Non ancora. Vieni. Chi è morto? Chi c'è in quel sacco? Beh. Oh merda. È Danny. Dov'è Owen? Non lo so. Qualche giorno fa hanno avvistato delle iene vicino al porto. Danny e Owen sono usciti a vedere. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. È tornato fino a qui con un proiettile nello stomaco. Pincia siene, i costa puta. Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece. Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che devo stare zitta. Mi ha fulminata con lo sguardo. Perché? E quindi mi raccomando, non dite niente. Ma perché? Owen è uno in gamba. Di sicuro sta bene. Dov'è Isaac? Sarò discreta. A quanto ne so io, beh, negli alloggi. Bene, andremo lì allora. Ok, vado a vedere come sta Mel e fatemi avere notizie. Certo. Mamma mia. Cioè, con ste iene è il delirio, ragazzi. Perché Isaac non ha inviato una squadra a cercare Owen? Forse l'ha mandata senza dirlo a Nora. Lo spero, cazzo. Va bene, andiamo a trovare sto benedetto Isaac. Siamo a rapporto da lui, quindi dobbiamo comunque andare a parlare con lui. Dov'è Isaac? È dentro. Entrate. Ok. Grazie. Oh, guarda chi c'è. Ehi, ragazzi. Ti va una partita? Non posso. Cerco Isaac. Come vuoi, fenomeno. È il prezzo per essere il migliore. Ci vediamo. Qua cosa abbiamo?
questo foglietto cosa dice. Isaac, dopo 3 giorni finalmente ho ricavato qualcosa dal numero 74. Se quello che dice è vero, la riva sud potrebbe essere la soluzione migliore per noi. Ho lasciato una mappa nel tuo appartamento. Per come la vedo io, dovremmo inviare una squadra di ricognitori il prima possibile. In ogni caso, credo che nasconda ancora qualcosa. Dammi solo qualche giorno, sergente Foster. Chissà, cioè, cosa vogliono sapere? Oddio, tutti questi inciuci segreti. Come odio questo posto. Cazzo. The fuck? C'è un odore schifoso. Se tengono gente prigioniera senza lavarsi nelle feci e nelle urine. Avrei un paio di paroline per loro. Ti capisco. Ma chi è sta gente? Ma perché li tengono così? Molto bene. C'è un bel po' di sangue qua in giro. Ma che cazzo fanno qua? What the fuck? Ehi, hey Abby. Perché dobbiamo sta gente salire. Sta così? C'è Isaac dentro. Ah. Ne ha ancora per molto. Ha detto di avvisarlo al vostro arrivo. Ah, venite. Bene. Ok, è arrivato il momento di vedere la faccia di questo Isaac. Signore, ci sono Abby e Manny. Non deve addormentarsi. Signor sì. Saliamo. Ok, eccolo qua. No, quello che continuo a chiedermi è cosa cercano di estorcere da ste persone. Ho saputo che siete finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite. Solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei sentirlo più spesso. Mai visto la base così piena. Abbiamo ancora un giorno. Sto aspettando altre unità. Che succede, capo? Tutte queste scarmaglie. Non si può continuare così. E quindi... cosa? Pensavo ad un'altra tregua. Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione nostro loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare. Non in questo modo. E non con tutti. C'è una tempesta a pochi giorni. Potrebbe coprire l'avanzata. Voi due guiderete l'avanguardia. Raccogliete le squadre. State pronti. Voglio Owen. Quando tornano lui e Danny? Chi ha parlato? Nora? Ecco qua. Già capito. Nessun segreto per nessuno a Salt Lake, eh? Owen sta bene? Per quanto ne so. Ma perché non hai mandato una squadra a cercarlo? Ha sparato a Danny. Per proteggere una iena, a quanto pare. Stronzate. Eh? Chiedo scusa. Non è da Owen. Ti sbagli. Stai insinuando che in punto di morte Danny mi avrebbe mentito. Signore, se questa voce gira, Owen è morto. La gente farà a gara per sparargli a vista. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui e andremo in fondo alla... Dicevi che manca un po' alla tempesta. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Se si fa vedere, d'accordo. Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione.
Mi servi, Abby. Chiaro? Sì. Chiaro. Bene. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare. Poi parliamo. Bene, non mi sembra convinta comunque. Ci tiene tanto a Owen. Owen non può aver ucciso Danny per una iena, giusto? Cosa? No. Abby, no. Domattina sarò qui, coprimi fino ad allora. Isaac ti farà a pezzi. Non prima dell'assalto. Hai sentito? Gli servo. Se Owen è là fuori, come diavolo pensi di trovarlo? So dov'è diretto. Ok. Ok, qui si va ancora più dietro. Che c'è? Dico sul serio, smettila. Ok. Perché non vieni a goderti il panorama con me? È bello, bellissimo. Ah. Avanti. Siamo arrivati fin qui e tu te la fai sotto a soli due passi dalla meta. Sì. Sì. Contava arrivare su, quindi... Ah. Ti spiego come faremo. Adesso porti qui le tue chiappe, ti siedi sul bordo, oppure ti metti al posto dei bambini, e poi ti godi la vista. C'è l'allenamento. Davvero? Se invece lo saltassimo solo stasera? No. Beh, parliamone. Si è fatto tardi. Già. Ok. No. No, non farlo, è troppo alto. Oh mio Dio. Sai, non posso continuare a vivere così, Abby. Owen, sul serio, giuro che ti lascio. Owen. Ti ho sempre amata! No! Owen! Ah, c'è l'acqua. Minchia. Oddio. Minchia, raga. Oddio. Alto e alto. Oddio. Oddio, sì. Io non penso che avrei il coraggio. Oddio. Vai! No! Oh. Anche l'impatto con l'acqua comunque può essere doloroso. Sono qui, brutto cretino. Se cadi male. Ti sei tuffata, senza avvisarmi. Pensavo fossi affogato. E volevi venire a salvarmi? No. Volevo impedirti di risalire. Ho trovato una cosa che ti piacerà. Cosa? Credo che dovrai seguirmi se vuoi scoprirlo. Owen, dobbiamo tornare. Andiamo. Ehi, prima devi vedere una cosa. Owen. Siamo... qua è la ruota panoramica, quindi via delle luci smarrite senza un posto dove andare. Siamo vicini all'acquario. Preferisco non scoprirlo. Vieni a vedere questa cosa. Va bene. Fai un bel respiro. Ammazza. Ah, ok, c'è un ingresso sotterraneo. Ammappete, come l'ha scoperto? Sto per schiatarmi. Ok. E questo cos'è? Non lo so.
Andiamo avanti. Sì, cazzo. Comunque, loro due sembravano, cioè, affiatati, innamorati, anche parecchio direi. Chissà perché poi la storia è finita. Chissà se ce lo faranno vedere, ragazzi. È pazzesco. Ok, infatti, eccoci all'acquario. Deve essere uno di quegli zoo, ma per i pesci. Piantala. Guarda questo cucciolotto. Ho visto una foca giorni fa. Era piena di macchie. Non hanno le macchie, sono marroni. Quelli sono leoni marini. No, no, è impossibile. Ma io l'ho vista con i miei occhi. Ok. Continuiamo a salire. Quindi questo posto aveva un significato speciale, tra l'altro, per loro, evidentemente. Quindi il fatto che sia stato all'acquario che Ellie ha sparato a Mel, cioè ha sparato a Owen, ucciso Mel, probabilmente ha scatenato ancora di più l'ira di Ellie. Ai ai ai. Questo cosa sarebbe? Wow. Direi che sembra una specie di teatro, ma per i pesci. Per i pesci, ok. Cosa sei, un gallo? Beh, sono un lupo, è il mio ululato. Sei un cretino. La barca era parte dello spettacolo? No, qualcuno ha trasformato questo posto in una specie di mole. Certo, si è aperto lì al mare. E dai. Vabbè, se è di qualcuno ci sarà qualcuno magari qua dentro, no? Che figata. Bello. Carino qua. Vestiti da bambino. Qui c'era una famiglia. Guarda questi disegni. Vediamo. Che sarà successo? Sono diventati lupi? Sì. O li hanno ammazzati okay. Le espressioni e le facce sono inquietantissime. Il cane è fatto strabene, devo dire. Che sarà successo dopo? Chi lo sa, ragazzi. Qua dentro non c'è altro. Ok, basta con questa barca. Finiamo con lo zoo per pesci? C'è dell'altro da vedere? Certo. Andiamo. Va bene. Andiamo. Che cavolo, perché mi passi davanti? Scusa. Che fine ha fatto la galanteria? Prima di signore, bla bla bla. Diamo la scoperta del resto dello zoo per i pesci. Questa la devo ancora sentire. Zoo per i pesci. Chiamalo col suo nome. Che diavolo. Dove dobbiamo andare? Qua è tutto chiuso. Possiamo salire di qua. Che figo però, raga, sto posto. Vederlo così, cioè, un pochettino triste ovviamente come cosa. Pensare, raga, che una volta magari erano posti sempre frequentati, posti curati. Proviamo ad andare di qua. Vediamo cosa c'è da questa parte di bello e interessante. Addirittura la telecamera. Top. Questa è aperta? È ovviamente chiusa. Ce la fai a passare da lì? Sì. Dammi una mano. Basta che mi dai una spintarella. Dai. Vieni. Ok. Che cazzo? Guardati. Ieri ho sollevato 33 kg. Ah, Mizzica, okay. Aveva cominciato ad allenare le braccia, evidentemente. Allora diamo un'occhiata veloce in giro e poi... Torniamo indietro. Uh-huh. Ma questo non è niente e mi supplicherai di restare. Cosa c'è di qua? Vediamo un po'. Wow. Santo cielo. Wow, che roba pazzesca. Già. Bella sta scultura. Ehi, hey, Owen, niente macchie.
Guarda. Beh, quella che avevo visto non era di bronzo. Beh. Scusate ragazzi se non parlo molto, ma ovviamente ci sono certi momenti in cui l'atmosfera prende il sopravvento. Wow. Riesci a immaginarla piena di gente, con i bambini che corrono, le risate. A papà sarebbe piaciuto. Sì, avrebbe dato di matto. Già. È quello che dicevo, ragazzi. Cioè, sicuramente vedere sti posti in questi modi, cioè, ha comunque il suo perché. Rivendico questo posto. Però, cioè, c'è anche un senso di oddio, cioè, una volta chissà com'era. Vieni quando vuoi. Ah, sicuro? No, non direi. Prima vediamo se te lo meriti. Sei un cretino. Cominciamo bene. Vabbè ragazzi, allora, purtroppo per oggi è finito il tempo a mia disposizione per registrare. In ogni caso, almeno siamo riusciti a vedere un pochettino, no? Abbiamo visto in faccia Isaac, ci siamo ritrovati nella situazione spinosa e abbiamo capito che Isaac ha in mente un piano comunque, ragazzi, per questa questione contro le iene, contro i rompiscatole, bla bla bla. E Owen è sparito, e quanto si è capito... Owen avrebbe sparato a questo suo compagno, il che ha lasciato tutti abbastanza di stucco. Bisognerà quindi scoprire cosa è successo davvero, in effetti. Quindi la situazione è abbastanza interessante, devo dire. Poi stanno sviscerando ovviamente anche il passato, vedete, per esempio di Abby. È una cosa comunque interessante. Io stavo giusto un attimo fa provando a ripetermi, devo un attimino separare, no? Le due cose, cioè quello che è successo da quello che ci fanno vedere della vita di Abby, perché ovviamente quello che è successo comunque può influenzare in un modo o nell'altro poi il modo in cui vivere l'esperienza. Non voglio che questo accada, quindi voglio vivere momenti per esempio teneri come questo per quello che sono, senza farmi influenzare da quello che è stato. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi, la giocherina. Ciao.